Lucca è città bellissima e non dovevamo certo scoprirlo sabato sera, ma la notte della vigilia di Pasqua la città delle mura ha confermato la sua straordinaria adattabilità ad eventi di ogni genere, ne è testimonianza lo straordinario successo di Effetto Cinema Notte. Potremmo dire che se il cinema chiama Lucca, Lucca risponde presente. Sono state 21 le compagnie teatrali che si sono messe in azione all'opera, 28 invece i locali coinvolti nel cuore della città, in un centro storico trasformato in un vero e proprio gigantesco set cinematografico. Così Effetto Cinema Notte ha acceso e riscaldato con i suoi enormi riflettori tutta la città, rendendo così ancor più magico l'atto conclusivo del Lucca Film Festival Europa Cinema. Tantissima gente, favorita anche dalla temperatura più che primaverile, ha animato le vie e le piazze di un centro storico che ha messo il vestito buono, quello della festa. Il tutto animato e reso coinvolgente da scene e colonne sonore di alcuni film che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Particolare interesse ha suscitato il main event di quest'anno, che ha avuto come fulcro il loggiato di Palazzo Pretorio, dedicato a Tears in the Rain, una performance molto suggestiva che ha incantato il folto pubblico presente. Un programma succulento e vario su cui si è innescato bene anche il main event dedicato a Blade Runner e l'apertura straordinaria delle mostre su Kubrick e Fratelli Taviani a Palazzo Ducale. Tears in Rain è il nome del grande evento performativo pensato per celebrare Rutger Hauer ed il film cult di Ridley Scott, datato 1982, ma ambientato proprio nel 2019 in una Los Angeles futuristica. Il momento clou per l'omaggio al film Blade Runner è partito alle 22 con una performance di immagini dal film e musica live.